E salve a tutti e ben ritrovati su Nexomon, qui sul canale di Vanessa in TV. E io ovviamente sono io e E io quando sono sono io, Shade. esatto, e perché il nostro caro Van ha problemi alla gola, quindi Esatto, ho fatto fare la presentazione a Shade perché ci stava. Adesso ci quindi penso io. tanti mi piace, vogliamo, giusto Siamo Shade? qui con Zettaman, e Zettaman. dobbiamo fare il culo ai tizi e quindi andiamo. Tre battaglie, nessun oggetto. Curerò i tuoi Nexomon prima di iniziare. Beh, pronto Pararissa? Sì. Eh sì, tanto li abbiamo curati, no? Sì. Ok. Prendete una bibita, prendete i Dai. popcorn. Il tuo primo sfidante è... Chi l'è? What? Che culo! Meno male che uno di noi doveva vincere. Ross! Bene, Ma Ross. dov'è Ross Rachel? e Rachel. Pensi di essere figo potente solo perché sei un domatore d'oro ora? Ah, Van. Sono qui Stiamo per la per dire una... rivincita. Cosa? Adesso tu sei figo, no, in realtà io c'ho la... però, cioè, non sono figo, sono... Vabbè, dai, vai. Noi ce l'abbiamo grosso. Non mi sono dimenticato del nostro combattimento delle isole di Drake. Vieni, Ciccio, Prende vieni. per maschio, ma in realtà ci abbiamo là, quindi non possiamo essere maschi. Mulligan, guarda da dietro, guardalo. Questa chioma. Vedi che però né danno ne prendiamo poco e ne facciamo. No, c'ha una bella resistenza, incassa bene. Poi schiva più di tutti gli altri. Non ho mai visto un Nexomon schivare È il così più tanto. alto, tra l'altro, di livello, se noti. Di Sì, ho quelli che visto. abbiamo. Povero il... mica, abbiamo appena detto, ha preso una slacca incredibile. Vabbè, qualcuna deve pur prendere, non è che possiamo non prendere. Ma sono fighi i Nexomon che c'ha rosso. Questo qua mi piace un sacco. Sì, ma questo qui è l'evoluzione di uno di quelli iper rari, ultra rari, Sì, ultra me. lo so, però dico, mi piace un sacco questo qua. No. C'ho il criceto sopra la ruota. Vabbè, intanto se l'è fatto. Non si sente niente. Penso che se non lo sento io, non lo sentono neanche loro in video. No. Credo che si sia dimenticato il motivo per il quale siamo qui. Ok. Il tuo secondo... Ah, vai. No, No, uguale, uguale. no. Il tuo secondo sfidante Sei te la presentatrice, è? Ah no, dai. Volevo la tizia con i capelli rosa. Ci stava. Tutti adesso. oh. Ah, un abitante della superficie, giusto? Credete di essere migliori di noi con il vostro sofisticato ossigeno? Il nostro cosa? Cosa Non te dell'ora? l'ha tradotto perché ti avrà mandato... A quel paese. Ah, ciao, pesce martello. sì, fai questo. E.H. Rammer. Non arriverai fino a domani. No, che No, pelo. Bullogan. Non farti uccidere, ammazza prima il pesce. Ah, no, te cambia. Vai, Comunque, fin automoto. di quando sarà geloso. Eh sì, perché di solito era lui il primo, quello più potente. Eh sì, E povero invece... fin di quando. Tanto ho Ci scoperto dobbiamo bomba fare. tempesta che è fortissimo come attacco. Ci dobbiamo fare Bullogan, c'ha due ciapette, che come fai a non tirarlo su? È bello da vedere. Demotivato. Dedicheremo delle fanart a Bullogan. Faremo degli sfondi per cellulare per Bullogan. Sì, cacchio. Quelli Ma prendiamo yaoi. un franchise per Bullogan. Faremo Ma quanti quelli ce yaoi, ne faremo. abbiamo? Dobbiamo trovare la Bulloghina allora. No, yaoi però serve un maschettino, quindi lo Esatto. facciamo con Filiquando, perché lui è geloso e poi invece nasce l'amore. È È la stato un trama po'... base. Ci sta. Il tuo terzo sfidante è... Lidia, sicuro. No. Oddio, Un che cazzo... bidone della spazzatura! La raccolta differenziata è il tuo sfidante. Fai questo, che lo fai te. Guarda un po'. Un abitante della superficie che ora... Che osa sfidare me, il campione di Cadium? Oh, debole mortale, stai inseguendo un effimero sogno di grandezza, non è vero? La dea del destino è stata crudele a metterti contro di me. Questo tizio indossa un bidone della spazzatura. 5 qua sono Questo ti tutti e dice una 5. carta Ah dove no. va buttata l'umido? Gilliflux, carino questo qua. L'evoluzione della gelatina.
Oh no, Bulligan, stai per crepare. No, non lo Anche cambio. i più sexy prima o poi muoiono. Che ciocco. Luna Bell però ci manca questo. Avevo la pre-evoluzione. Sì, che è Monica. Però paralizzato non dovrebbe colpirci. Monica. Ok. Ha cambiato. Sì. Swactrum, il piccione senza dentiera. Il piccione senza dentiera è bellissimo. Vedi come c'ha la... Questo qua parla come Anacleto, questo qua. No, è Anacleto? Sì, è Anacleto, ok. Non so perché lo stavo confondendo con Uffa. Con Uffa. Chi è Uffa? Uffa, Uffa. Uffa è quello di Winnie the Pooh. Ma sai che non lo conosco. Ma devi sapere che io Winnie the Pooh lo conosco veramente poco come cartone. Sono sincero. Devo vedermi il film quello che era uscito su proprio di Winnie, sulla storia di Winnie the Pooh. Sì, diciamo che non è proprio correttissimo, però sì, è carino, dai. Cioè, mi ha fatto entrare Lumerei 2 secondi e ha seccato tutti. È praticamente il live action di Winnie the Pooh. Perfetto. Addio, è vero, era il finalista. Preziosi, finalmente arrivato, Van. Tutto sta andando secondo i tuoi piani, Dina. Ma quindi loro quando li sconfiggiamo in realtà non è che muoiono, cioè nel senso so che sono fantasmi, però non è che vengono tipo esorcizzati. No, entrano dentro tecnicamente All'uovo? sì. Bene, 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 guarda che c'è. Gioisci ragazzino, stai per incontrare il più figo della gang. Un altro di quei fantasmi? Qual è il tuo elemento? Secondo te, Oddio. Coco? Che domanda è? Nei tempi antichi ero conosciuto come l'invincibile Luxeo, il campione del tuono. Sembra uno di Tron. Sembra Joker, sembra. Sì, un pochino. Il serpente della tempesta. Serpente, adesso dovrei traduci così. Il sesto senso del figlio di Omicron. E ora sono il presidente di questa discarica. Come sei finito qui? Questo era un posto molto fico, sapete? Ma per qualche strano motivo gli abitanti di Canyon sono diventati scemi dopo che ho preso il controllo della città. Oh. Element of Comunque. Thunder, chiaramente sbloccato. Scusa. Meno male. Comunque, so perché siete qui, Van. Ah, quindi non dobbiamo dargli mazzate. Non combattiamo più con questi qua, mi Non lo piaceva. so. Ti stavo aspettando per darti il resto del mio potere. Ma perché hai combattuto nella mia arena? Avresti semplicemente potuto Ma vai a chiamarmi. cagare, va. Vabbè, abbiamo fatto il culo a Ross. Le altre due non si sa che fine hanno fatto, non si sono più iscritte. Sì, infatti. Ora puoi colpire gli oggetti con una scossa da 1 milione di watt. Figo, eh? Questo ti tornerà utile quando affronterai Vados. Quindi è vero, Vado se si nasconde da qualche parte in questa città? Ma è vero, a noi serviva comunque far l'arena perché ci deve dare la chiave. Eh sì, Se non infatti. vincevamo. Se non foste arrivati in tempo, il mio piano di riserva sarebbe stato di far affondare Cadium. Bang! Aia, ho fatto troppo forte, mi sono stordito. Oh, Niente. avete così tanta paura di Vados? Non ne ho Attenzione. tanta paura. Mamma mia, mi sono stordita tantissimo perché poi queste cuffie mi fanno risentire nel microfono, quindi cazzo, mi sono stordita. LOL. Dentro Dove siamo? Ah, ok. da lui in casa. Sì, non capivo. Anche dopo aver assorbito quattro elementi, quell'uovo di tiranno non si schiude. Non c'è alcun dubbio, il vero re dei mostri giace all'interno di quel potere, potente uovo. Ragazzi, non possiamo sconfiggere Vados con un uovo. Minchia. Dov'è finito Ross? sono tutti personaggi Dobbiamo tuoi. riuscire a fermare Emily prima che liberi Vados. E
E quella codarda si sta nascondendo da qualche parte in questa città. Questa è la nostra occasione di porre fine a tutto questo. Ben detto, amica. Il suo laboratorio si trova a nord-ovest. Prendete questo. Chiave di Cadio. Ecco, potevamo non fare veramente l'arena. Signor Zeta, se io e Van dovessimo fallire questa missione per affondare Cadium, distruggerà questa città maledetta. Boom! Qualsiasi cosa succeda, Varus deve essere distrutto. Zap! Non stiamo giudicando Varus troppo in fretta. Non hai alcuna idea di cosa può succedere se riesci a reggere la sfregge. Ogni tanto parla in stupidezza. Cadium è un piccolo sacrificio per evitare l'estinzione. Tanto lui Ok. non muore. Sì, Tanto lui non infatti. muore. Quindi. Tutorial. Hai ricevuto il potere del Scusami, nuovo devi di dire Z. che me lo butta a me. E infatti c'è ragione anche te. E infatti chi si è fottuto lui? Hai ricevuto il potere del nuovo di Z. Ora puoi caricare diversi dispositivi sparsi in tutto il mondo. Cioè? Non c'è neanche un simbolino. Pensavo che potevi caricare il pianoforte. C'è anche la macchina a scrivere di Macchina Resident Evil. salva. Salviamoci, in effetti voglio salvare. Ah no, però io dicevo con la macchina da scrivere, cioè. Lo so. Però non si sa mai, comunque salviamo. Prima che succedano cose. Allora, lui, vediamo cosa dice ancora. Niente, non mi fa parlare con lui. Parla, Con lui è da solo. questo non posso neanche andarci, niente. Non Stava posso. zitto anche lui. Non posso Ma io fare volevo niente. vederlo nella sua forma. Boh. Che palle, cioè, che senso ha adesso? Ci danno tutti i poteri. Abbiamo la chiave, conosciamo la posizione. D'ora in poi saremo sicuramente considerati traditori della Gilda. Saremo perseguitati. Come abbiamo fatto a finire in questa situazione? Non ho la minima idea di cosa abbiate in mente, ma resterò con voi. Se riesco a rimanere parecchio tempo in scena, potrei anche ottenere un cameo nel prossimo gioco. Amelie si trova a nord del mio giardino, capito? Dai, ci hanno spoilerato che c'è Nexomon 2. Eh sì, ma non so neanche quando riusciranno a farlo, bisogna vedere. Io ho visto su quel sito che mi hai girato che c'è un Nexomon, che c'è un titolo diverso, non capisco se è il 2. No, tecnicamente c'è Coromon. Ok, possiamo per adesso entrare in qualsiasi casa. Il Presidente mi Quindi. concederà un qualunque desiderio se vincerò. Questa è la mia occasione per desiderare di avere desideri infiniti. Wow, sai cosa? È così idiota che potrebbe funzionare. Se lo vedevo che non partivi, pensavo. No, tranquillo. Dai, te leggo un paio io così ti riprendi con la voce. Sei venuto a prendere un autografo? Krisce, ti distruggo, non disturbarmi. Oh, calmo, ciccio. Calmo. Amagul. Fuori ci zapato. Allora, qua c'è altro. Adesso abbiamo visto tutto, però. Ah, il tipo non c'è più adesso. Forse gli oggetti non sono permessi, ma puoi comunque equipaggiare il nucleo di tuo Nexomon. Il presidente Zeta in persona ha progettato questa arena, non è incredibile? Dove ha preso tutti questi teschi? Aspetta, qua non ci Dalla posso sua. andare, però. No, non ci posso andare, Dalla sua. Devi parlare con loro, mi sa. dai. No? No, non posso neanche Da passare. sopra? Neanche Non per mi fa lì. Da passare, no. sotto fare il giro nell'arena e Può se darsi, risali proviamo. dall'altra parte. Per forza. Il giro largo che hai fatto, hai paura Sì, di no, volevo vedere se morire. c'erano oggetti, volevo vedere se c'erano. Niente, Ok, no, non ci sono proprio oggetti, zero. nord-ovest, noi invece siamo andati solo a ovest, Sì. dobbiamo E andare a nord. visto che sono un fantasma, posso guardare l'azione da vicino, senza paura. Dai pure. Ma scusa, amo iniziare la mia giornata con un po' di sana violenza. C'è un brivido? Avevi un brivido? Ok, questi qua non posso farci niente. A posto, No, niente. quelli sugli spalti non parlano. No, a posto, ragazzi, la possiamo andare. Scappa, scappa. No, 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 no. Vabbè, Copyright. ma con la voce possiamo farlo. meglio non Non sapere, toccheremo così. mai quelle note. Ta-na-na-na. Allora, Chissà vediamo mai. un po'. Nord-ovest. Sì, no, guardavo più che altro adesso le case dove Sì, no, sono. perché tutto. Prova ad andare tutto nord. Aspetta, ci sono ancora. Ma No, sono sempre chiuse. come sono chiuse però? Scusa, abbiamo la chiave tecnicamente di Cadium. No, abbiamo la chiave del laboratorio.
Perché l'altro non sei riuscito a prendere? Perché la palestra quell'altro non c'avevi, non eravamo entrati perché avevamo parlato con la tizia che ci ha portato direttamente all'arena. Vabbè. Hai ragione anche tu. Adesso. Eh sì, hai fatto della zuppa. Vai un attimo a nord. Eh no, dobbiamo andare a nord-ovest di qua. Ha detto dove c'è il mio laboratorio. Ah, ok, dove c'è il laboratorio, scusa. Sì, No, sì, nord-ovest dietro proprio. intendo. Eh no, perché mi ricordavo che. No, è Infatti. vero, di là non sono chiusa, niente, niente. Mi ricordavo male io. I cancelli ora sono aperti. Amelie e Vados devono essere all'interno. La donna pazzoide che ha creato i draghi. Colei che ha tradito la nostra fiducia. Facciamola finita una volta per tutte. Siamo alla Tanto fine. non ho notato Scherzo, l'elettrico. perché va. Ah, è quello fucsia. Hai visto? Pensavo fosse giallo, sinceramente. Non abbiamo visto nessun pannello. Ero curiosa di vedere come funzionava. Magari tipo lo vedremo in superficie, sicuro. Anche perché in realtà anche cosa ha detto Zatta, Zetta ha detto Zatta, Zetta come cazzo si chiama? Zettama. Ha detto comunque che dominio di Vados. Ha detto che lo useremo per lo più contro Vados, quindi. Wow, cosa succede in questo posto? Non riesco a vedere nulla. Sono i meccanismi di sicurezza, sono ancora in funzione. Aspettando, vero? Se la mettiamo all'angolo, potrebbe far ricorso a Vados. State pronti. Sì. Non si riesce a. Oddio. Eccoli qua. Li volevi, Shade, vedi? Sì, ma come funziona adesso la questione? Adesso è un bel casino. Sta qui è un po' come quando quello di Pokémon. Beh, abbiamo Com'è? capito che hai preso il buco sbagliato, devi tornare Sì, indietro e prenderla. tantissimo. Stavo provando se per caso potevo Ne fare. perché no, non puoi andare più dall'altra parte, se Eh no. no, infatti. Perché te li mette tutti in orizzontale. Cioè, 50 e 50 abbiamo preso il buco È un sbagliato. Va classico. bene. È un classico, è un Anche classico. questo. Ah no, di qua dove si va? Ah, Ah, quindi abbiamo ok. risolto. Aspetta. Ah, ok. Niente, Sì, era ho capito giusto il buco. anch'io. Era giusto il buco. Basta Vabbè, non. spuntare in continuazione. Non si capiva cosa c'è, che si poteva passare là sotto. Ah, ok, qua si può passare. Perché siamo abituati in superficie, invece lì non c'è il vuoto. Eh sì. Lì c'è il vetro. È carino. Cos'è? Un maggiordomo. Però qua non possiamo far niente. Allora, aspetta un attimo, Prova a fammi. ricambiarlo. Non puoi andare su, però. No, infatti. No, aspetta, ritorna indietro che magari non abbiamo visto bene. Questo lo abbiamo. Questo ci manca. C'è Maxar. Non mi viene in mente nessuno. Ah no, aspetta. Sì, è quello di prima, quello che abbiamo visto prima che Ah, ho. è quello della che ha la maschera in mezzo. Vedi che ai lati c'ha la maschera. Sì, è vero. Almeno penso, non lo so, mi sembra la maschera. Può darsi. Oddio, è uno di quei feticisti. Gemaxar. Allora, i Gemaxar sono Nexomon minerali con il totale controllo dei campi magnetici. I frammenti di cristallo che li circondano sono compatibili a. No, sono comparibili, scusate. Ad indipendenti. Ma no, non riesco più a leggere. A indipendenti. Indipendenti e autonomi arti usati come difesa. Niente, mi si erano incrociati gli occhi. Tranquilli. Ho dovuto alzare un attimo perché mi rimanevi bassa come audio, che strano. Scusate, No, provo no, ad avvicinare un po' più il microfono. no. No, ecco, proprio tranquillo. Allora, aspetta un Sai cosa dovresti provare? Ah, sì, ho A capito. cambiare e tornare indietro. Esatto. Che è quello Per che stavo vedere se facendo, cambiano anche. infatti. Ah, scusa. No, 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 dico. Vedi, Vedi? infatti. Sì, è proprio ciò che stavo facendo. E qui va dall'altra parte, va bene. Ok. Sì, ma che palle però. Già Sì, in effetti. c'ha tutta sta roba qua. Cioè, o li fai uscire una volta ogni morte di papa, o non li fai uscire proprio. No, aspetta, non volevo andare lì, però. Vabbè.
Qua it's complicated, spero di non dover fare per forza cose particolari, perché secondo me andiamo a incasinare. Qua devi andare dove ti porta il cuore, mi sa. O dove mi porta il culo, dipende. Ok. Anche. Vabbè, alla fine quella è la traduzione. Ecco, aspetta, no, sì, quello qua si passa sotto. Sto dicendo, ecco, infatti ci siamo già ingasciati. Ok, forse pian piano stiamo arrivando a una conclusion. Andateci un repellente. Sì, ci vorrebbe. Mannaggia voi. Oddio, adesso? Tre tasti. Ma io direi... No, quello in mezzo l'ha riportato uguale. Lo riporto sempre uguale, allora. Dipende da dove arrivi. Se arrivi da giù, fai quello di giù. Se arrivi a destra, fai quello di destra. Se arrivi a sì. Beh, dai. Qua qualcosa c'è. Sì. Intanto. Enercher. Bello questo qua. Forbici. Non sai cosa faccio di nuovo? No. A culo, però. Cazzo. Non ho visto che ce l'ha fatto così tanto male. Quello che ho detto. Ho fatto... Era per dire aia che dolore. Non l'avevi detto aia che dolore, non l'ho sentito. No, ha detto appunto. Per dire che significa aia che dolore. Critico. Ci ha fatto il critico. No, ci ammazzano il toro sexy. E portato a così shade. Il toro sexy ci ammazzano. Niente, ce l'ammazzano, sì. Oh no, Bullogan. Perdonalo, non so quello che ha fatto. Non era cosciente. Era un incosciente, era. Se era incosciente, era incosciente. Niente. Ma che stronzo questo, eh? Cici, dai, su. Non è che possiamo stare qua tutta la sera per stare a letto. Oh. Enercher. No, dico che tipologia era. Però usavi la trappola elettrica. E non c'erano più. Sono i portatori delle tempeste. Della tempesta, almeno così si dice. Nella stagione della pioggia volano ovunque. Ponosso? Ponosso. Ah, Ponosso è il nome. Tecnicamente dovrebbe essere. Ah, ok. Poi non mi trovavo più. Perfetto. Possono essere trovati ovunque ci sia il temporale. Sì, diciamo che veramente la traduzione ogni tanto è molto così. Ponosso. Ponosso, no. Tra queste Dust Food si possono dare la mano. Non è che forse siamo alla arrivati? Fine. Sto cavolo. Proprio arrivati, Però. Pian piano. Mi ispira di strada giusta, non so perché. Ma no, ma siamo in strada giusta, perché comunque stiamo facendo la strada... Quella tecnicamente. Sopra? Esatto. Salve. Mi sa che è finita. Guardate da quella parte. È una gemma dimensionale. Ora possiamo guarire i nostri Nexomon e fare provviste. L'hanno fatto apposta. Sì, perché mi sa che... Questa qui te l'ha messa proprio qua. Io salverei. Sì. Aspetta, fammi andare tanto un secondo a curarci prevenienze. Che siamo tranquilli. Non sa mai, succede qualcosa e poi... Sì, infatti, fammi un secondo a curarmi. Mm-hmm. E poi vediamo di... Salviamo. Oggi si salva un casino nel gioco, ma perché più che altro si moriamo. Di sicuro in quella parte lì magari c'erano altre vie per prendere dei forzieri, però... Sai che secondo me no, invece, perché... mi è sembrato di aver fatto tutte le vie che ci avevamo nei vari livelli. Secondo me no. Vabbè, io ho detto forse. No, ma infatti, però secondo me no, proprio per quello. Perché in realtà abbiamo toccato tutti i punti in cui potevamo passare, secondo me. Facciamo il culo da me lì. Sei pronta per parlare? Tutto quanto, io sono pronta. Il laboratorio è sempre quello, Sì, è quello. Cambia solo che l'altra volta fuori c'era... No, ma dico proprio l'estetica. Cambiava che fuori lì eravamo in cima al cucuzzolo della montagna, ma invece c'è l'acqua. Che cazzo siamo? Mi chiede... Qual è il mio lascito, Van? Cazzo di domanda è? Sai, una volta avevamo una cittadella chiamata Royal City, la quale è stata spazzata via dai tiranni decenni fa. Poi abbiamo perso Solus, la città di sabbia e pietra. Perché era Solus,
che era Souls. Dark Souls. Anche la città vulcanica di vecchia Ignitia è stata distrutta. Poi Cadium è caduta nelle mani di quel sciocco. Persino la tundra congelata è a suo quadro. Sotto la mia guida, gli umani hanno perso tutto. È colpa mia se tu sei nata in questo mondo miserabile. Ma ora basta. Vados. Dove vai? Vados è la mia redenzione. È il punto di svolta della nostra storia. Si riprenderà tutto quello che Nexomon ha rubato a noi umani. Attenzione. Quindi lei vuole praticamente far estinguere i Nexomon in realtà. Ah sì, più o meno. Non mi interessa, Mili. Per quanto nobile tu lo faccia sembrare, questo mostro non ha nulla di redentivo. Ha interferito con la natura a sufficienza. In un modo o nell'altro, la tua follia termina qui. Attenzione. Ah, è vero, me l'ho dimenticata di... Sì. L'autofreeze. Oh, 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 non così in fretta, cara. Logan, renegade del tuono. Come puoi essere a favore di una mostruosità del genere? Siete così bigotti, non date nemmeno una possibilità al povero Vados. Logan, ti ho permesso di tenere il tuo tiranno solo per proteggere Vados. Renditi utile e devocro ora. Come desideri, boss. C'è un tiranno pure questo. Bolzan. Tiranno. Vieni a me. Bolzano già, come boss. Tipo ora, Bolzan. Mi è di Bolzano, infatti, probabilmente. Oddio. Che cazzo di Nexon è? Quello è il tiranno dell'elettricità Bolzan? Sembra potente. Forza, Van. Dobbiamo sconfiggerlo e farci strada verso Vados. Che problema c'è, Lydia? Dov'è il tuo tiranno Eurus? Non sa come nuotare, eh? Andiamo, Bolzan, il tuo compito è proteggere Vados a tutti i costi. Veramente, cioè, ma essendo tiranni, no? Non hanno tipo un teletrasporto per raggiungere i loro... Effetto. Non avrebbe senso avere un teletrasporto. Minchia. Non avrebbe senso avere un teletrasporto. Comunque facciamo parecchio danno, guarda lì. Abbiamo già tutto. Anche questo qui? Sì, l'ho visto. Questo qui come se l'è portato nella tasca? In no, effetto. Bullogan. Che affronto, due volte in una giornata. Cazzo, quanto minchia, danno fa? Minchia, fa male. Sì, ho notato. Però anche noi lo facciamo di danno. Sì, ma non dico. Però alla fine ci sta, un tiranno. Se non ti fa male lui, chi te lo deve fare? Sì, ma sai che secondo me... Tutte quelle... come si chiama? Quelle nexo trappole d'oro che stiamo trovando, secondo me dobbiamo poi usarle per prendere i tiranni, secondo me. Vabbè, speriamo. Sarebbero carini. Alla fine anche in Pokémon si catturano i leggendari. In effetti sono 12. Per il momento le nexo trappole che abbiamo trovato. Quindi... Bravissimo, l'ho motivato, così mi piace. Cazzus. Botte, vai, quando? Botte. Vai. Vai, Feli, quando sei tutti noi? Lo so che sei offeso, ma devi fargli il kill. Vedi, sempre migliore, lo sapevo. Due tanto... livelli si è fatto anche. Così, sì. Tanto Bullogan non mi sente, è morto. È morto anche io. Renegade Logan, a chi mi hai sbloccato? Sei un fantastico domatore, Van. Io non ero presente per congratularmi con te per la tua promozione a domatore d'oro. Ma non ha più importanza ora, vero? Quando Vados avrà raggiunto la superficie, non avremo più bisogno di domatori. Saremo finalmente in grado di riposare. Tu e Vados non potete fuggire, Amelie. È finita. Che mancanza di immaginazione, Lydia. E quella è la tua più grande debolezza. Attenzione. La nexo trappola. Ma... infatti. Che facciamo? Guarda che c'è Maul. Ascoltatemi, traditori della Gilda. Traditori dell'umanità. Il lavoro di una vita si trova di fronte a voi. Lui non è un Nexomon. Non è nemmeno un tiranno. È il nostro futuro. Vados eliminerà i tiranni e i Nexomon purificherà il nostro pianeta.
La nostra gente non dovrà più nascondersi dietro ad alte mura. I nostri bambino non dovranno più avere paura. Scusate, la musichetta sempre dell'attacco dei giganti ci sta sempre. Sono stanca di perdere, Van. Sono stanca di nascondermi dai tiranni, Van. Sono stanca di combattere. Van. A dormire, che te devo dire? Fatti a riposare, vai, vai in pensione. C'erano tante di quelle cose che potevi fare. In effetti. Questa sarà la mia ultima battaglia. Questo sarà il mio lascito. Ma allora è finito veramente? Non penso. Non è che ci siamo persi qualche... No, sta partendo a razzo. Fa molto... Scusa me, mo non è per dire... Ok che noi dobbiamo schiudere l'uovo e tutto, ma una volta che Vadus è crepatos, che sa fa? Boh, che succede? La sua capsula sta decollando. Vuole far decollare Vadus, raggiungere la superficie. Non farlo, Amelie. Ce ne pentiremo tutti. Oh mio Dio. È andato. I believe I can fly. Ci sta come canzone questa. C'è stato anche il timing giusto. Ma sai che tra l'altro sembrava faceva molto Red Ribbon, quello di Dragon Ball. È vero. Abbiamo fallito. È finita. Amelie ha vinto. Quella cosa è uscita in superficie ora. Se vado, se dimostro essere così folle come i draghi, quanta distruzione può portare? Noi siamo renegade ora, vero? Traditori. E che c'è la fine della pigna qua? Zeppa. Zappa. Ah, Zeppa. Zeppa man. Corre con la sua tutina. Ciao, amici. Wow, guarda là. Vanos non c'è più, lo avete realmente sconfitto. Sì, sta tranquillo. Non ci rimane in mare. Oh cielo, gli umani non sono poi così male dopo tutto. Ti ho mal giudicato. È scappato. Figura di merda. Oddio. Oddio. Avrei dovuto affondare questo posto, lo sapevo. È finita. Per prima cosa, vado a seminare i tiranni. Aspetta, una buona cosa, no? Lasciare che distrugga i tiranni per quel che me ne importa. Ignoti, usate la testa per una volta. Patetici. No, pensateci. Vado a seminare. E pensateci, ho detto. No, ho capito, patetici. Okay. Patetici, l'ha detto alla fine, no? No, era pensateci. Ah, oh, perdono, scusate. Vabbè, dai, minchia, mi sono in più né in meno. Vados decimerà l'intero pianeta solo per assicurarsi che i tiranni cessino di riprodursi. Boom, zappam! Vados distruggerà tutto solamente per eliminare i tiranni. Ti importa ora, eh? È spuntata una galleria da lato, non c'era niente finora. No, c'era. Oh, non l'ho vista. C'è solo una cosa che possiamo fare. Ho bisogno che torniate in superficie. Seguitemi immediatamente. Vai. Aspetta, siamo in tanti. Devono tutti compenetrarmi. Sembra sconvolto. Credo che vado se sia roba seria. Non importa, avete sentito lo stramboide. Seguiamolo, non abbiamo niente da perdere ora. Mica che folla. Non ti senti più pesante. Sì, è un party praticamente. C'è un party dentro. Quando senti la pancia che brontola, sono loro. Attenzione. Siamo tornati di qua. Sì, no, è tutt'altra parte però questa qua. Ah, no, ok. Sembrava... Questo sottomarino ti riconderà in superficie. Van, devi ritornare all'orfanotrofio e raccontare tutto al tuo mentore. D'accordo? Lui saprà cosa fare. Anche quello è un tiranno. Ma cosa c'entra in tutto questo? Come fai a conoscerlo? Vai, forza! Sì, comunque è possibile, hai ragione, probabilmente anche lui non tiranno. Non hai visto quando ha visto il robottino l'altra volta? Sì, è vero, è vero. Però il robottino non l'ha riconosciuto. No, infatti. Io non so se magari si è tipo... Magari camuffato. What? Non so. Siamo arrivati a... Siamo a Parum? Siamo dei...
E siamo dei... Oh! Renegade. La visuale sui Renegade. Ripeto, i Renegade sono emersi. Madonna, che cazzo sono? Di nuovo dentro il sottomarino. È come aveva predetto Amelie. I traditori si stanno infiltrando nella capitale. Minchia, potevamo usare una gemma. Bene, bene, bene. La famosa Renegade Lydia. Sembra che abbia corrotto quei poveri domatori. Ross, Nora, Coco e Van Helsing, siete accusati di aver commesso alto tradimento nei confronti della Gilda della Capitale. Per quanto mi adori, siete condannati all'ergastolo a vita alla Teria. Ergastolo a vita? Addirittura. La Teria? E dove mandano tutti i criminali? Era questa la scorciatoia di cui parlava Zeta? Quell'inutile ci ha indirizzato verso la città di Amelie! È tutto inutile. Amelie è sempre stata un passo avanti a noi. Però almeno così, adesso... No. Adesso però così alla Teria, noi possiamo prendere le cose alla Teria. Are we the buddies? A chi avete sbloccato? Però io non è che voglio male, ma... Cioè, la nostra spadaccina qua ha un tiranno, non poteva prenderlo, sì. E ci faceva volare via. Però al momento, nel senso, no, il tiranno di Rai non c'è, è su in superficie, quindi probabilmente... Eravamo in superficie, poteva sì, chiamarlo, sì. Non c'è un fischietto, un qualcosa, cioè... Però, come ben sapete, cioè, come tu no, ben sai, abbiamo finito l'episodio, quindi ragazzi... Spero che continuate a guardare Nexomon, perché si sta sempre più facendo fitta la cosa e ci mancano solo più due... diciamo parte di gemma da prendere per arrivare all'uovo finale. Siamo quindi... oltre metà gioco, si pensa. Spero uno... anche perché adesso, perché non è detto anche, perché se il tizio dell'orfanotrofio è un tiranno, abbiamo di sicuro già un altro elemento. Dobbiamo sì. capire, secondo me l'ultimo si sblocca alla battaglia finale. Può darsi. Per me l'ultimo si sblocca lì alla fine. E quindi potrebbe anche essere che siamo più proprio verso la fine che a metà. Siamo oltre a metà. Stavo pensando che adesso siamo bloccati qua dentro, quindi non posso neanche livellare. Vabbè, ma andrà bene. Vabbè. Comunque, ragazzuoli. Esatto. Ci vediamo alla prossima, sempre qua su Mindset TV. Mi raccomando, naturalmente. E passate la shade, lasciatevi follow e iscrizione anche a YouTube. Thank you. E ricordatevi che c'è anche Aragami con Shade che portiamo sul suo canale, quindi andate a vedere anche quello. Che stasera non sono riusciti a registrare, ma riusciremo a registrarlo. E ci vediamo alla prossima qua su Mindset TV con naturalmente Nexomon insieme a Shade. Ciao! Ciao!